7 macchine. Al momento della partenza un benefico temporale salva sia gli spettatori che i corridori dal mangiar polvere, perché le macchine erano quasi tutte scoperte. Noi vedremo che la pioggia sarà una costante, quasi sempre la mille miglia che si svolgeva in primavera si svolgeva sotto la pioggia, il che, se toglieva al momento un po' di polvere, però rappresentava un grande pericolo sia per gli spettatori che per i corridori. E la corsa si snoda attraverso un'Italia attonita, che si assiepa sulle strade di campagna, sui marciapiedi delle città, e noi vedremo che questo bagno di folla che di anno in anno aumenta sempre per l'entusiasmo che suscitava, sarà anche quello un grande pericolo però, sia per i concorrenti che per gli spettatori, fino ad arrivare alla tragedia che nel 1957 a Bellizzolo provocò la fine, proprio la chiusura di questa gara bellissima. Tragedia dove? Com'è? Dove la tragedia? A Bellizzolo. Alle 5 di mattina del 28 marzo, quando al traguardo non c'era nessuno perché nessuno si aspettava che fossero così veloci, arrivano i primi concorrenti. È la coppia Morandi-Minoia su OM, macchina costruita a Brescia, su OM, hanno fatto quello terribile percorso in 21 ore, 3x7, 21. Alla media incredibile su quella strada, su quelle strade, di 77 km all'ora. Dunque, effettivamente, la Mille Miglia è stato un grande successo, sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista organizzativo. I quattro moschettieri avevano avuto ragione. L'anno dopo, l'anno del 1928, se l'anno prima la gara era stata tutta bresciana, nel 28 già si è capito che l'evento era un evento importante e entrano in scena le grandi industrie francese e tedesca. E anche Mussolini ha capito che questa corsa già importante, che aveva già risonanza mondiale, si può dire, già la sua seconda edizione, capisce che questa dà lustro all'Italia e quindi al regime, e quindi offre una coppa per il concorrente che farà il miglior tempo da Brescia a Roma. Alla partenza questa volta si presentano, sono 100 macchine e ci sono nomi altamente blasonati, la coppia più blasonata di tutte è quella del principe Paolo di Grecia col principe Schönborn-Lindbergh, e che si prendono su una fiammante Mercedes che portava il numero 100. E arrivano anche i nomi famosi, i corridori veri, i veri campioni, quei nomi mitici che si contenderanno nel corso delle mille miglia il titolo di campione, di campione assoluto, di primo arrivato. Barzi, Campari, Borni, Bordino, Bornigia e un piccolo mantovano tutto nervi che si chiama Tazio Nuvolari. La corsa, anche la corsa del 28, si svolge sotto il diluvio. Il vincitore è Campari, che era stato due volte campione del mondo, su Alfa 1005, migliorando ulteriormente la media, 84 km di media, di media oraria. L'anno dopo Campari raddoppia la vittoria, vince ancora con la Alfa 1750, 89 km di media. Il 1930 è rimasto famoso per il duello Varzi-Nuvolari, uno dei tanti che nelle varie corse si svolse tra Varzi e Nuvolari. In un primo tempo Nuvolari era in testa, ma al controllo di Ponte Milvio, sorpresa, Varzi è primo e lì comincia l'inseguimento di Nuvolari. Nuvolari a Bologna lo ha quasi raggiunto e a pochi chilometri dall'arrivo è alle sue spalle, ma è buio, è sera. Se Varzi, che andava via ormai ben tranquillo, sicuro di vincere, vede, se vedesse i fari dietro,
forzerebbe l'andatura e non ci sarebbe il chilometro abbastanza per superarlo. E allora Guidotti, che era grande collaudatore dell'Alfa e seconda guida di Nuvolari, piccolo mingherlino nervoso come lui, cosa fa? Spegne i fari. Varsi non si accorge, Nuvolari lo passa, vince non solo il rivale e la gara, ma la soddisfazione di battere anche quel, per l'allora mitico record, 100 km all'ora. L'anno dopo, che è il 31, Nuvolari vuol fare la doppietta, ma non ce la fa, perché è un anno in cui quasi tutte le macchine hanno dei guai con i pneumatici, quindi vanno a sbattere, anche il Nuvolari va a sbattere, si ferisce, la macchina è ridotta un catorcio, lui riesce ugualmente a portarla a finire la gara, ma non ce la fa a vincere. E vince su Mercedes 7000 il giovane Caracciola. Il nome è italiano, ma il pilota è tedesco come la sua macchina, quindi quell'anno vince lo straniero. Nuvolari vince di nuovo, torna alla vittoria nel 33, nel 34 invece vince Varzi. Per i tre quarti della gara Nuvolari è stato in testa, ma a un certo momento viene la pioggia. Nuvolari non ha cambiato le gomme, Varzi le cambia. Supera Nuvolari, e Nuvolari quando lo vede lo saluta cavallerescamente e quella volta lì ha vinto Varzi. Poi lì in quello, ho segnato delle cose perché bisogna vedere, insomma, perché uno ha cambiato le gomme e l'altro no. Comunque qui non ho il tempo di dirlo. E nel 34 allora saltiamo qualche anno e arriviamo al 1937. 1937 è un anno molto importante perché c'è un grande cambiamento nel regolamento della gara. Cioè fino ad allora potevano partecipare alla gara solo le macchine da sport, le macchine sport. Viene aperta la possibilità di partecipare anche alle macchine da turismo, cioè macchine quasi di serie cui veniva permesso di apportare al motore alcune determinate modifiche. E questo allargamento fu accolto dagli italiani e dal mondo intero con enorme entusiasmo, tanto è vero che alla partenza, 134 macchine della partenza, ben 84 erano di queste macchine da turismo e fra queste c'erano ben 10 500 Fiat 500. E pensate che di queste ben 5 riuscirono a arrivare in tempo massimo al traguardo, perché quasi tutte le macchine ne arrivava circa la metà, no? Quindi sì. E pensate che per la Fiat, quale propaganda pazzesca, che 5 Topolino fossero riuscite ad arrivare in fondo a 1500 km in tempo massimo. Sì, la 500 la Topolino. Sì, no, lui ha chiesto la domanda, ha fatto Fabrizio, Topolino 500? Cioè, Topolino era si chiamava la Topolino 500. La Topolino è venuta dopo, la 500. Io non lo so, adesso non so, era una 500. Io che anno era? Era già quella che si chiamava Topolino. Topolino. 500 Topolino. Ecco, allora è quella la Topolino. Però erano tutti e due i nomi. Ecco, forse la Topolino. Questo dunque, gli organizzatori della gara preferivano che ci fossero le macchine più importanti, naturalmente. Ma invece fu proprio questo allargamento ad aumentare enormemente la popolarità di questa gara. Perché? Perché ognuno degli spettatori poteva pensare magari l'anno prossimo ci sono anch'io fra questi. Ecco, naturalmente dover pensare questo, rispondo quindi a una domanda che mi aveva fatto tua moglie, mi pare, cioè le grandi case automobilistiche la Mille Miglia era un grande, aveva grande importanza dal punto di vista economico, ma invece per quelli che venivano chiamati quelli privati, cioè i corridori gentleman, detti anche peones, infatti io appartenevo al gruppo dei peones, io e mio marito, quelli invece correvano proprio non per interesse come i grandi campioni che venivano pagati e le macchine venivano preparate dalla casa automobilistica, ma correvano per pura passione sportiva, spendendo di tasca propria per le modifiche, rischiando la pelle ad ogni curva. E perché questo?
non certamente per vincere, al massimo vincevano una categoria, un buon piazzamento, ma anche solo arrivare fino in fondo entro tempo massimo era già una grande soddisfazione, perché come dico, su 300-400 macchine in fondo ne arrivava solo la metà. 1937 abbiamo visto questa grande trasformazione e avvicinamento al però c'era questo, che ecco perché ho detto l'importanza della Mille Miglia, che Ferrari dice è stata la Mille Miglia a insegnare agli italiani a costruire le automobili, perché la preparazione dei motori era per le case automobilistiche un mezzo di fare degli esperimenti, erano veramente esperimenti, serviva proprio per migliorare il rendimento, potevano essere esperimenti che andavano bene come che andavano male, e questo aumentava, era un grosso rischio, perché soprattutto tanto potevano creare degli incidenti perché non erano sufficientemente studiate e preparate, e poi perché i piloti gentleman come noi non avevamo, io devo mettere il plurale perché io non avevo guidato, ma non avevano il sangue freddo e l'esperienza dei piloti professionisti, soprattutto nel pezzo più pericoloso della Mille Miglia, cioè quello che saltava gli Appennini col passo della Futa, la Radicosa, la Radicofa, era veramente molto pericoloso, e quindi c'erano sempre dei gravissimi incidenti. Passiamo al 1938, che è rimasto famoso per due primati. Uno, un primato positivo, cioè quella Mille Miglia la vinse Clemente Biondetti, il Vecio, perché era già abbastanza anziano, e la vinse con una media che per allora era straordinaria, cioè 135 km all'ora, una media su Alfa Romeo, una media che rimase imbattuta per 15 anni finché la batté Marzotto nel 50, una media che rimase imbattuta, fu l'ultima volta che l'Alfa vinse una Mille Miglia. E questo, però il primato negativo furono gli incidenti. Tutti gli anni c'erano incidenti, ma quell'anno il sangue fu tanto. A Bologna una Lancia va addosso alla folla, 10 morti e 17 feriti. A Padova mi pare pure un altro incidente del genere. E anche una bambina, è morta una bambina di 2 anni, perché i bambini non c'erano ripari, la gente andava nelle corse, voi guardate lì, vedete i cartelli che mettevano, mamme attenti ai bambini, oppure attenti agli animali da cortile, perché ti poteva arrivare anche una gallina, perché erano state, ovviamente mettevano il cartello che passava da Mille Miglia, però potevano capitare anche incidenti. E allora una campagna di stampa negativa, e il governo dice la Mille Miglia non si fa più, e infatti nel 1939 la Mille Miglia non si fa. Nel 40 riprende, ma in modo completamente diverso, cioè non su strada come nel passato, ma su un circuito di Brescia, Cremona, Mantova, Brescia, 145 km ripetuti 9 volte, quindi si arrivava a 1485 km con grandi ripari murari, in modo che la gente non potesse mettersi in pericolo. E c'era grandissima attesa intanto per la media, perché naturalmente essendo tutta in piano ci sarebbe, e poi perché le grosse case, le due case più che mettevano quell'anno le macchine più importanti, cioè l'Alfa e la BMW.